Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo Siphon Filter. Non so se questa sarà l'ultima puntata o la penultima, però ovviamente nel titolo poi lo scriverò finale o no, quindi non è un problema. Teresa ti ha salvato da un agguato organizzato da Stevens facendo saltare una serie di cariche C4 sotto la zona dove ti trovavi. Il pavimento è crollato facendoti precipitare fin dentro il sistema fognario situato sotto l'edificio. Il tuo obiettivo è quello di trovare una strada per arrivare all'elicottero. Segui Teresa e cerca di preservare la sua incolumità. Teresa, segui gli ordini come al solito, vedo. Sono riuscita a localizzare la tua posizione. Ho trovato del C4 nell'elicottero e volevo vedere se ero ancora capace di usarlo. Direi che te la sei cavata, ma ho perso tutto l'equipaggiamento nell'esplosione. Ora mi servirà un'arma. Ecco una 45. Questi tunnel passano sotto le strade e sboccano nel parcheggio sotterraneo. Ti seguo. Esatto, Ok, allora ma sta attento. Ho un brutto presentimento. forse Andiamo. se ci riusciamo questa sarà l'ultima. Perché c'è il sistema fognario, il parcheggio dove troviamo Morgan praticamente, è la boss fight di Morgan. E poi dovremmo in teoria concludere, ma non ne sono sicuro al 100%. Qui Teresa è OP da fare schifo perché possiede. Grande! Pare che l'addestramento stia tornando utile. Perché praticamente possiede un UAS-12, che è una sorta di fucile a pompa automatico, che è un qualcosa di Cerca di stargli allucinante. dietro, nonno! Dovresti. Non è questione di essere nonno, è questione che dovresti ucciderne almeno un paio di nemici. Allora, Teresa adesso si trova lì perché la fognatura adesso è praticamente bloccata. Teresa? Ecco. Da qui non si passa, Gabe. Deve esserci una valvola per il. Niente, l'audio si è buggato. Comunque sì, dovrebbe esserci una valvola per il drenaggio e adesso noi dobbiamo andare a trovare la valvola per il drenaggio. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Un caricatore gli ho sparato! E non è morto! Cioè, ma di che? Ma che siamo? Ma che sono scemi? E mi mira l'altro. No, vabbè, ragazzi, io non ho parole. Vabbè, sì, vaffanculo. Io veramente non ho parole. Cioè, quello che mi spunta di faccia e spara praticamente a quello dall'altro lato. Ragazzi, io veramente non so che dire. Letteralmente, io non so che dire. Ma guarda. Allora, il mio scopo è quello di fare tutto il giro. Teresa, non lo so. Mi copri per favore? Perché io adesso devo fare tutto il giro e dobbiamo entrare praticamente da quell'altro lato. Allora, utilizziamo la 45, che da vicino è molto più forte. Ecco qua. Veramente, ragazzi, voi non potete immaginare, ma io mi sto rompendo le dita. Mi sto letteralmente rompendo le dita. Mi sto letteralmente rompendo le dita per giocare. Ma oddio, ma non era qua la stanza? Io mi ricordavo fosse qua. Oddio. Cioè, voi non avete idea di come io mi stia veramente rompendo le dita.
Mi ricordo dove si trovava. Ma poi guarda, donna mia, come gira. Sì, ragazzi, sto provando a usare lo stick analogico, ma lo stick analogico praticamente mi fa correre come un ubriaco. Quindi non so quanto mi convenga utilizzarlo. Ah, madonna mia. Questo aveva il giubbotto di proiettile, vero? Sì. Me lo ricordavo. Ecco, c'è la valvola. Gabe, funziona. Ehi, ho visto Stevens. Lo seguo. Teresa, no! Aspetta! Maledizione. Ora qua arrivano due col giubbotto di proiettile. Cioè, questo mi aveva caricato l'indicatore di pericolo girato di spalle. Cioè, rendiamocene conto. Niente, sto utilizzando di nuovo le frecce. Sì, posso andare di qua. Madonna, poi la telecamera si gira, non si capisce più un cazzo. Ora dobbiamo andare di qua. Madonna, 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 madonna. Ok. Ora si sale da qua. Porca puttana. Sì, vabbè, colpo alla testa pure. Più mettici qualcos'altro. Ma porco... No, vabbè, ma ragazzi, ma qua siamo a livelli assurdi comunque, no? Cioè, veramente, altro che videogioco. Fantascienza proprio. Cioè, mi sparano, mi levano tutta la vita con un colpo solo. No, vabbè, con un colpo solo no, però... Cioè, mi sparano un caricatore sano senza cooldown. Poi, minchia, la mia armatura scende giù, che è un piacere. Ecco, ora qua c'è la parte dove mi devo appendere. Devo passare dall'altro lato con quelli che mi sparano. Come nel primo Siphon Filter, dove dovevi passare dall'altro lato. Cosa faresti senza di me? Non perderei tutta sta vita. Grande. Penso che mi meriterei una promozione. No, non ti meriti un cazzo. Che mi devo andare a riprendere ora l'armatura. 2 ore c'è stata per ammazzare a quello. Scendi, va. Bello, tutta contenta. Grande, mi merito una promozione. Sì, ma poi... Poi te la do la promozione. Te la do io la promozione. Anzi, tra poco la riceverai da sola la promozione. Non c'è bisogno che te la do io. Ops, spoiler. Attenzione. Oh, brava Teresa che qui hai fatto piazza pulita. A me. Ok, qui siamo al parcheggio. E qua comincia la boss fight con Morgan.
Manda i tuoi uomini di guardia al garage. Io sarò all'elicottero di Logan. Ecco Logan! Eccoli, prendeteli! Dannazione, è duro a morire. Stammi vicina, ci vorrà parecchio piombo per uscire di qui. Stevens, fammi vedere cosa hai imparato durante l'addestramento. Manda via i tuoi uomini e vediamocela noi due. Sei un vero uomo, Logan. Ma non ci sto. Prima regola di guerra. Quelli in numero superiore sono destinati alla vittoria. Questa volta non scapperai. Ok. Steven sta andando, lo seguo. Cosa ti trattiene così a lungo? Cosa mi trattiene? Questi porca puttana di comandi che sono una merda. Ecco cosa mi trattiene. Minchia, addirittura. Un cecchino. Questo è un cecchino in movimento. Ok, andiamo a seguire Stevens. Comunque sì, penso che questa sarà l'ultima puntata, perché dopo Stevens dovrebbe esserci la parte finale, quindi possiamo chiudere. Gabe, attento! Oh porco! Mi ricordavo che c'era la parte della macchina. Gabe, attento! Ok, Gabe, ho un piano. Ok. Ce ne sono troppi nascosti qui in giro. C'è solo un modo. Io li stano e tu pensi a eliminarli. D'accordo. Dividiamoci, io prendo le scale e tu le rampe. Contattami se trovi Stevens. Ok. Ragazzi, erano tutti e quattro con M79 in mano. Ok? Cioè, giusto per dirvelo. Erano tutti e quattro con M79 in mano. No, cioè, ma un caricatore gli ho sparato. Un caricatore, non muoiono con un caricatore da 50 colpi. Ma guardali. Ma che cazzo sono, Highlander? Ma io non ho parole. Parole. Cioè un caricatore gli ho scaricato. No, vabbè, io sono scioccato, ragazzi. Io sono letteralmente scioccato. Mi sto sfasciando un joypad. Io sto sfasciando, letteralmente sto distruggendo un joypad. Voi non avete idea. Voi non avete idea di come io stia rompendo un joypad per giocare a sto cazzo di gioco di merda. Veramente, voi non avete idea. Cioè, ho distrutto un DualSense per giocare, perché ho premuto il tasto quadrato da fare schifo. Proprio l'ho completamente sfasciato il joypad.
Beh, abbiamo finito. Tra bestemmie e tutto. Non ti conviene uccidermi, Logan. Ti servono ancora. Pensi di sapere in che affare ti sei cacciato? Non ne hai la minima idea. Vuoi finirlo tu, Gabe? O posso farlo io? Troppo tardi, Logan. Il vaccino. Lei è morta. Ti sbagli, Stevens. Vuoi il vaccino? Lei è salva. E tu sei solo un altro agente morto. Bene, credo sia la fine dell'agenzia. Ho qualche dubbio. Andiamo, portiamo il vaccino a Liam. Ma che diavolo? Chi ha avviato l'elicottero? Gabe, attento! Teresa! Ho un bel completo antiproiettile, Gabe. Non puoi colpirmi. C'è. Non mi sembri sorpreso. Non lo sono. In ogni momento in Colorado l'agenzia sembrava sapere in anticipo ogni mia mossa. La discesa dalla montagna, la direzione sull'autostrada, il treno. Nei laboratori è rivestito con un camice ospedaliero perché potessero rinchiuderti con me in caso le droghe non avessero funzionato. Segreto tra vecchi amici. Quando arrivò l'aereo da trasporto ti mandai a controllare e Liam fu catturata. L'hai venduta tu a loro. Ho solo detto loro dove si trovava e mi sono occupato del trasporto. Stavo facendo il mio lavoro, Logan, solo il mio lavoro. Il tuo lavoro? Gli uomini ai tuoi ordini avrebbero dato la vita non per te. Non ho fatto altro che eliminare gli uomini che mi avrebbero intralciato nel mio lavoro. Sì, la solita storia. Questo non cambia quello che sei. Quello che noi siamo, Logan. Quanti uomini hai ucciso per arrivare fin qui? Stavano solo facendo il loro lavoro. Meritavano di morire? Io sto solo facendo ciò per cui sono stato addestrato. Sì, anch'io. Ma ne ho abbastanza. Sei un bastardo! A noi, Gabe. Esatto. Chance, boss finale del gioco. Sì, ragazzi, Chance è praticamente il traditore. Dall'inizio del gioco ci ha praticamente messo sempre i bastoni tra le ruote. Ed ora avremo la possibilità di chiudere finalmente il capitolo. Quindi salviamo. Anche se questa in realtà è l'ultima missione del gioco. Finalmente, oserei dire, perché sto letteralmente distruggendo un DualSense per giocare sto Siphon Filter, quindi almeno si potrà riposare. E ragazzi, chiudiamo. Qui abbiamo la possibilità di chiudere. New York, parcheggio Skies, agente Gabe Logan. Teresa è morta. Ecco la promozione di Teresa. Uccisa da Chance, entrato segretamente nelle file dell'agenzia molto tempo fa. Il tuo avversario è protetto da un'armatura in Kevlar ad alto coefficiente d'impatto, impossibile da scalfire anche utilizzando le granate. Il tuo obiettivo in questo momento è uno solo, eliminare Chance. Ah, così, cioè lui già è dentro la mia stessa stanza. In realtà doveva partire questo filmato prima. E poi lui mi avrebbe raggiunto dopo. Ramirez è morto credendo che fossi stato tu a tradirlo. Vabbè, sì, ragazzi, ma qua c'è. Non ho il tempo. Non ho il tempo di fiatare. Ma non. Ma che mira c'ha? Ma che cazzo è scemo? No, vabbè, ragazzi, non lo so, non lo so. Cioè, io rotolando dovrei averla la possibilità di scappare. Allora, giubbotto antiproiettile. Ecco, doveva girare lui. Ah, Ramirez è morto credendo che fossi stato tu a tradirlo. Guarda come si è bloccato. Lui ora praticamente mi insegue e per ucciderlo noi dobbiamo fare in modo che lui arrivi di qua. Lui ora dovrebbe saltare di sotto. Oddio, non è saltato di sotto. E buttarlo verso l'elica dell'elicottero. Quindi ringraziato il Gesù Cristo. Teresa,
Mi dispiace. Poco noto gruppo governativo che pare conducesse azioni terroristiche che superavano di gran lunga quelle dello scandalo Iran-Contra durante la presidenza Reagan. Ci colleghiamo ora in diretta col segretario di Stato Vince Sadden. Il presidente ha ordinato indagini complete su questa presunta agenzia e ha annunciato di voler collaborare con le autorità del Congresso. Vi assicuro che arriveremo a fondo di questa faccenda. Ora non posso rispondere ad altre domande. Voltiamo pagina. Nuove tensioni oggi nel nord della Cina, all'entrata delle truppe russe nella provincia di Heilongjiang. Non posso credere che non ci sia più. Sarebbe viva se non l'avessimo tirata dentro questa storia. Teresa è morta facendo ciò in cui credeva. In ogni caso, non sareste riusciti a fermarla. Nessuno avrebbe potuto. Ha dato la sua vita per la mia. Come posso vivere pensando a questo? Così come farò io. Sopravvivendo, ma senza mollare mai. E combattendo per ciò in cui credo. Ma ancora non è finita. Siamo giunti alla fine di Siphon Filter 2. È stato già annunciato che sul PlayStation Plus verrà inserito anche il terzo capitolo di Siphon Filter, quindi nel momento in cui verrà aggiunto cominceremo anche Siphon Filter 3. Per il momento non so se continuerò a fare altri giochi o aspetto che vengano inseriti piano piano nel PlayStation Plus, dato che ormai li stanno inserendo praticamente nel PlayStation Plus, che abbasso un po' l'audio così posso salutarvi come giusto che sia. Che dire, ragazzi, l'esperienza su PlayStation 5 vi posso garantire che non è bella. Questo gioco meriterebbe o un'emulazione o giocarlo magari con i vecchi pad della PlayStation, che sono un po' più duri tra virgolette rispetto al DualSense, che è molto delicato e non ti fa, diciamo, e non ti fa fare questi movimenti così macchinosi come quelli della PlayStation, ovviamente. Però diciamo che in un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta, quindi sono soddisfatto di questo. Vediamo Siphon Filter 3 quando verrà aggiunto e soprattutto come sarà giocare Siphon Filter 3 su PS5. Però per il momento direi che va bene così. Quindi vi lascio con tutti i titoli di coda finali e, se non sbaglio, c'è anche una scena extra dopo, e poi niente, e poi ci salutiamo. Signore, li abbiamo, possiamo avanzare? No, voglio tutti gli uomini fuori di qui, subito. Sì, signore. Completeremo questa operazione un altro giorno. Ci ritiriamo, spostate qui. Quando l'amministrazione cadrà potrai diventare presidente, così chiuderai la partita. Può darsi, ma non ho ancora finito con lui. Ho qualcos'altro in mente per Gabriel Logan. Esatto. Mara Aramov è in combutta con il sottosegretario della giustizia, addirittura. Trofeo platino, anzi abbiamo anche platinato praticamente Siphon Filter. Beh, non che ci volesse la scienza, ma ovviamente gli obiettivi sono quelli che sono. Però platino che fa sempre piacere, un bel platino che ci accompagnerà. Detto questo, ragazzi, vi aspetto con il prossimo appuntamento, che magari in attesa di Siphon Filter potrebbe effettivamente essere il primo Metal Gear Solid. Quindi vediamo se effettivamente possiamo finalmente parlare di Metal Gear Solid, anche perché è una delle mie saghe preferite. Quindi farò tantissimi approfondimenti per quanto riguarda la storia, per quanto riguarda la lore. E niente, detto ciò io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.